10 qua, Nancy con la testa tagliata, però insomma ci sta sempre la sua testolina. Sushi fatto in casa, questo è il quarto video che vi facciamo su sushi. Vi abbiamo già fatto quello generale, Il vero? primo, parlavamo degli ingredienti, di come si fa il riso, Il salmone, l'avocado, le salse, un po' di tutto. Poi abbiamo fatto il secondo e qui abbiamo detto i nigiri come si fanno. Poi abbiamo fatto il terzo e qui abbiamo detto Lo somaki l'osomaki, e poi l'uramaki. l'uramaki. Adesso facciamo invece una specialità, questo Tutta nostra. sushi speciale che praticamente ho inventato io, perché a me piace veramente un Kalimaki. kalimaki questo, sì, brevettiamolo, il kalimaki che è buonissimo. Ragazzi, adesso vi faccio vedere, è il mio preferito, vediamo se anche a voi piace. Come l'altro video che vi ho già fatto vedere dell'uramaki, si va a mettere la nostra pellicola sulla nostra tovaglietta. E Nancy già ha tagliato Sì, l'avocado, è ho tagliato vero? l'avocado sottile sottile. Questa diciamo è la nostra versione dell'uramaki È un speciale. uramaki speciale, kalimaki. Sì. Poi vi facciamo anche Nancy maki, è Sì. vero? Buonissimo. Questi sono tutti speciali, i nostri speciali, le nostre specialità. La pellicola va messa così perché verrà l'alga dentro e non fuori, come piace a noi. Noi piacciono Sì. tantissimo con l'alga dentro e non fuori. Quindi poi adesso si mette la nostra alghetta, l'alga nori si mette qua sopra e si va a mettere il riso qui sopra. Lo stendo sempre con l'aiuto dell'acqua fredda, no? Per non far appiccicare. Bagno le mani qua dentro e poi schiaccio. Se volete sapere come abbiamo cotto il riso, andate a vedere il primo video, vi lasciamo nel box informazioni il link in cui vi abbiamo detto tutto sulla cottura del riso, sugli ingredienti del sushi. Come si fa proprio a cuocere il riso, che è un procedimento un Sì, po' lungo, però insomma, se lo facciamo noi ci possono posso fare riuscire tutti, insomma, tutti. nulla di troppo fantascientifico. Adesso dobbiamo girarlo, proprio come vi ho fatto vedere nell'altro video, così vedete, semplicissimo. Adesso ci metto i gamberetti, questi qua sono stati cotti a vapore, non sono crudi, però proprio 2-3 minuti a vapore giusto per non mangiarli crudi, e li vado a mettere così spezzettati, faccio proprio una linea dritta con i gamberi, ma com'è buono questo kalimaki, è Speciale. speciale veramente. Adesso ci metto l'avocado che Nancy ha tagliato sottile Sì. sottile, ecco qua. E adesso vado ad avvolgere il nostro kalimaki così, un po' alla volta, sempre giro e stringo. Giro, stringo, giro, stringo. Ecco qua. Sì, quasi. Eccolo qua, adesso per farlo rapprendere un po' prima di tagliarlo, come vi ho detto negli altri video, lo metto un po' in frigo, quindi lo metto in frigo e poi E dopo poi lo taglio. fai un sacco di tocchi E finali poi dopo, speciali. il bello viene dopo e non finisce qua, questo non è niente, dopo il kalimaki diventerà specialissimo. Eccoci qua con il nostro kalimaki. Kalimaki. Adesso questo qua lo impaniamo nel Lo impariamo, ma sta facendo il cudaletto, vabbè, lo impariamo. sesamo bianco e verde. In questo modo viene un po' un gusto un po' più piccante, molto molto buono. A me piace molto anche mischiare i Sì. vari tipi di sesamo e Si viene smorza un po' il sapore buonissimo. del wasabi e diventa molto Sì, e piccantino. poi viene questo colore verde e bianco, troppo troppo carino. Il sesamo si deve attaccare bene bene bene, perché è importante, il sapore del sesamo veramente è fondamentale. Noi non lesiniamo, ne mettiamo molto, non facciamo Troppo. come il ristorante giapponese che ne mette poco poco. E adesso col coltello, che lo sciacquate con acqua fredda, oppure ci passate uno strofinaccio di acqua fredda, tutte le volte che andate a tagliare vedete che si attacca e non scivola bene, così deve essere sempre bagnato con acqua fredda, scivola meglio, bagnato e poi asciutto, cioè pulito praticamente. Ok, tagliamo qua, tagliamo qua e tagliamo qua. E poi pulisco così scivola meglio, o lo sciacquate sotto acqua e lo asciugate, e poi taglio questo, taglio questo come vi ho fatto vedere negli altri video, è semplicissimo. Ma una volta che l'avete fatto la prima volta diventa così semplice che veramente non ci impiegate nulla. E adesso viene la cosa bella. Prima li vado a posizionare nel mio piattino passandoli sempre un altro poco nel sesamo e poi vi faccio vedere come li decoriamo sopra. Vengono super speciali e buonissimi.
Adesso la grande specialità, ovvero gambero messo qua su, perché già dentro c'è il gambero, quindi andiamo a richiamare ancora di più il sapore del gambero. Ci mettiamo un bel gambero intero, così lo potete fare anche a pezzettini, però secondo me intero è più bello, è bello a soddisfazione. Ok, mettiamo così il nostro gambero. È buonissimo questo kalamak, è troppo buono. La salsa teriyaki. Questa salsa teriyaki, come vi ho detto nel primo video in cui vi ho parlato di come cuocere il salmone, di tutte le salse, tutte le varie cose, vi ho detto che questa qua è buonissima, a differenza di quella che danno in un ristorante giapponese, non ha zucchero, poi questa è biologica, è completamente sana e naturale, quindi ve la straconsiglio. E noi ne consumiamo in quantità industriale perché veramente la adoriamo, infatti pure questa è quasi finita, ma già abbiamo la riserva, abbiamo altri due contenitori di riserva perché anche Nancy lo adora. Mai senza salsa teriyaki, la vado a versare qui sopra, ma è troppo buona, un sapore così buono, intenso e gustoso. In alternativa potete anche mettere un po' di semplicemente di salsa di soia, insomma se vi manca questa. Vi verrà buono lo stesso il kalamaki, non vi preoccupate. Adesso ci vogliono queste qua, mandorle, che sono praticamente a fettine, cioè foglie di mandorle, già sono così, però nel caso voi le potete anche tagliuzzare voi, sottili, sottili, sottili col coltello, infatti quando finiscono quelle là così faccio. Mamma mia, è troppo buono queste mandorle con questa salsa teriyaki, mamma mia. Mandorle e gamberi sono buonissime. Mandorle, salsa teriyaki e gamberi è una cosa spettacolare, buonissima. Io poi ne faccio cadere anche qualcuna e poi dopo me le mangio tutte quante, però. Ci butto anche un po' di queste sopra, così. Ecco qua, ed è pronto. Ed eccoci qua, questi kalamaki sono troppo belli e buoni. A me piacciono tantissimo. Con la salsa teriyaki li adoro. Non vedo l'ora di mangiarli. Se li fate, mi dovete taggare su Instagram, mi dovete lasciare un commentino se fate i miei kalamaki, ci tengo tantissimo, ragazze, fatemi sapere. Spero davvero che vi piacciano e mi raccomando, guardate tutti gli altri video di sushi che vi abbiamo fatto, vari tipi, vi lasciamo tutti i link nei box informazione e andiamo a mangiare. Yeah! Ciao! Ciao! Ciao.